schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo sulla dashboard di un PlayStation Plus prova, perché è un PlayStation Plus prova spagnolo ragazzi. Allora premetto innanzitutto che questo qui che state vedendo è il gioco che noi non avremo, il gioco gratis che non avremo ed è disponibile solamente per i paesi di Spagna e Portogallo. Io per averlo ho dovuto aprire un profilo spagnolo ragazzi. Allora passiamo subito a vedere i giochi disponibili per questo mese su PlayStation Plus, delle vere perle ragazzi, delle vere perle, qualcosa di allucinante, io veramente aspettavo il mese di dicembre per queste perle. Allora passiamo subito con la prima perla, diciamo Darksiders 2 Definitive Edition ragazzi. Questo qui è un gioco che a me personalmente non piace, perché comunque non è il mio genere di giochi, quindi io non giocherò mai e non scaricherò neanche questo genere di gioco, però magari a qualcuno potrebbe piacere, non so, chi magari ha speso i soldi per il primo e si vuole trovare il 2 in maniera gratuita, eccolo qui ragazzi, ecco, accontentati diciamo, no? Che ci avete insomma, scusatemi, mi inceppo quando vedo sti giochi così belli, mi emoziono troppo, insomma dicevo, ci avete sto spettacolo di gioco ragazzi, che dire, a me non piace come ho già detto, però magari a qualcuno di voi può piacere questo gioco, io ve lo sto facendo vedere in video, il video che si vede in anteprima in PlayStation Plus, e questo è il gioco ragazzi. Ma passiamo alle prossime perle ragazzi, ci sono veramente giochi, che dire, da strapparsi i capelli. Quindi passiamo al gioco successivo ragazzi, che ci offre questo mese di dicembre, quindi dopo Darksiders 2 passiamo al prossimo gioco. Il gioco successivo ragazzi a Darksiders 2 è qualcosa che io aspettavo da tempo, Kung Fu Panda ragazzi, chi è che non voleva sto gioco? Me dovete dire chi non voleva sto gioco, qualcosa di spettacolare, unico, io erano mesi, anni, che dico mesi, figurate, anni che aspettavo sto gioco, che lo volevo sulla mia console, ma che cazzo state a dire, raga, dai, su, ma se può pagare un PlayStation Plus 60 euro per questi giochi di merda che ogni mese ci rifilano, dai, è qualcosa di allucinante. Kung Fu Panda, però, per chi lo volesse, magari per i più piccoli che vogliono giocare a questo gioco, eccolo qui gratis per questo mese su PlayStation Store. Poi che altro abbiamo ragazzi? Che altro abbiamo? Abbiamo i soliti giochi che comunque girano da parecchio tempo. Allora, questo qui no, questo qui è nuovo, Forma 8 ragazzi, che vi pare che questo qui è vecchio, questo è nuovo, l'hanno messo questo mese, ma se risparmiavano demette lo facevano prima, perché se Kung Fu Panda fa cagà, questo fa proprio, lasciate stare, insomma non trovo nemmeno il termine per definirlo, perché secondo me non c'è sta una definizione per sto gioco, e a parte che dire che è un gioco de merda, chiamiamolo gioco de merda, e come ho già detto insomma è una cosa allucinante ragazzi, è una cosa allucinante, rendetevi conto che noi abbiamo pagato 60 euro, ci hanno aumentato l'abbonamento su PlayStation Plus per darci queste cagate allucinanti ragazzi, cioè non so se state vedendo
il preview, insomma, del gioco, no? Il video d'anteprima del gioco, ma ci stiamo a rendere conto, ragazzi. Cioè, ci sono titoli vietati ai minori di 18 anni, la PlayStation, comunque, diciamo, la maggioria delle persone, se sa che ho detto spagnolo, italiano, comunque la maggior parte delle persone sono adulti che giocano alla PlayStation. Non tolgo che magari a qualche adulto possa piacere sto genere di gioco, ma chi è sto malato mentale, mi dovete dire, perché questo è da malati mentali sto gioco, perché a me personalmente non piace, a me, però non so quanti di voi condivideranno con me il mio pensiero, quindi non so, se volete scaricarlo io non nemmeno ci provo a guardarlo, quindi ve lo dico proprio a priori. Comunque Forma 8, ragazzi, il prossimo gioco che comunque rimane, vedi, pure nel 2017 è stato creato. Prossimo gioco che rimane dal mese scorso è Until Dawn, che però giustamente se non avete PlayStation VR ve la piate in del culo, ragazzi, perché non si può giocare. E l'ultimo gioco l'avete visto, Dimmi Chi Sei, che già so 3 mesi che sta su PlayStation Store, quindi lasciate sta. Per scaricare questo, ragazzi, dovete creare un account spagnolo e dovete andare qui su dove sono andato io, su video in pratica, e ve lo farà scaricare. Sono parecchi giga, 5 per iniziare più altri 15, e vedete com'è questo gioco, insomma. Questo è quello che vi posso dire io per poterlo scaricare, anche perché sullo store italiano non c'è. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.